Hanno cominciato la loro stagione con un obiettivo chiaro, poi si sono complicate la vita strada facendo, soprattutto nell'ultimo periodo in cui hanno raccolto meno di quanto credevano. Oggi sono quasi l'ultima spiaggia. Benvenuti all'Atletico 2000. È il 23° turno del campionato di Serie A della Lega Calcio A8. Gruppo Progetim contro Bacci Immobiliare. Oggi non si può sbagliare. Tutto pronto per il calcio d'inizio. Saranno gli ospiti a dare il via alla gara. Partiti in questo momento. Sono all'ottavo posto i ragazzi della Bacci guidati da Dupacchier in panchina. Hanno bisogno di una vittoria oggi e di sperare in un insuccesso della Roma per avvicinarsi a quel sesto posto playoff. Prova ad andare in avanti il gruppo Progetim, la sfera viene respinta, pallone ora sull'out di sinistra, pallone allontanato in avanti, toccato solo per un attimo, poi sulla fascia sinistra, fa sulla sfera il numero 3 negro ma la perde, attenzione alla possibilità per la Bacci, pallone sull'out di destra, la conclusione sul secondo palo che passa ma termina al lato, ha colpito male Colucci, prima possibilità per la Bacci dopo neanche un minuto di gioco. Torri gioca con Valentini che va a cercare il cambio di gioco dall'altra parte, fuori misura però il tocco del numero 10. Va alla rimessa laterale Colucci, cerca Ponziani che però non arriva sulla sfera. Morezzi cerca un varco in profondità, poi la sfera rimane lì, Chinalli la tocca ma è arrivato il fischio del direttore di gara, probabilmente per un fallo di, per un fallo di mani, scusate, commesso da Placido. Torri va ad alzare il pallone cercando un compagno dall'altra parte del campo, Chinalli poi ci mette la testa, sfera buona per il gruppo Progetim, la conclusione dalla distanza del numero 17 Maggioli. Pallone gravita ora all'altezza della metà campo, verticalizzazione per il gruppo Progetim, ancora Maggioli si allarga, va via bene ad un avversario, combatte. L'ultimo tocco però è il suo, vorrebbe il calcio d'angolo, non è dello stesso avviso il direttore di gara, si riprenderà con una rimessa dal fondo per Del Proposto, che va a rimettere in gioco per un compagno che poi cerca la verticalizzazione immediata, si trattava di Colucci, sfera terminata al lato. Valentini, lo scambio che riesce, poi la conclusione debole, facile da bloccare per Del Proposto, ci ha provato il numero 7, attenzione ora al pallone in avanti a cercare Ponziani che diventa facile preda di Munteanu. Si libera bene il numero 17 che poi scarica un diagonale difficile in pensieria, da lì Mirko Del Proposto, ci ha comunque provato Maggioli che oggi è il punto di riferimento offensivo della squadra guidata da Emanuele Chinalli. Pallone in avanti ora con Torri in anticipo che commette un fallo ai danni di Placido, sarà calcio di punizione, chiede scusa all'esterno basso del gruppo Progetim. Sul punto di battuta Morezzi che alza il pallone verso il lato corto dell'area di rigore, intercettato però il suo tentativo, prova a ripartire la squadra di casa con Chinalli che alza la sfera, Valentini prova ad arrivarci, combatte con un avversario che poi lo chiude in calcio d'angolo, non è stato di Darpino l'ultimo tocco, si può ripartire allora con una rimessa dal fondo per Del Proposto che allarga a destra per Colucci, la verticalizzazione, riesce a coprire bene la sfera Ponziani che si gira, c'era sul mancino, potrebbe anche calciare, invece allarga per Placido che cerca di lasciare sul posto Torri, il quale però lo ferma bene. Può ripartire allora il gruppo Progetim col pallone sulla fascia, servito ora a Maggioli che allarga sulla destra, c'è Torri che controlla, pensa al traversone e lo prova. Darpino mette in corner. Primo calcio d'angolo del match in favore del gruppo Progetim Immobiliare dopo 4 minuti di gioco.
Pallone battuto raso terra, la sfera è fuori e c'è un palo clamoroso. Ha fatto vibrare la porta del proposto, la conclusione di Sbraglia, che con un missile da fuori su calcio piazzato è andato vicinissimo al vantaggio per il gruppo Progetim. Ora Maggioli allarga il gioco sulla sinistra, meglio i padroni di casa in questa fase. Ancora ha cercato Maggioli, ma ha sbagliato il passaggio di Chinalli. Possono ripartire allora gli ospiti, possibilità di contropiede, pallone in verticale per Morezzi. Torri controlla, la sfera comunque è lunga, è facile da bloccare per Munteanu. Morezzi verticalizza, pallone per Ponziani, prova a liberare il sinistro. Munteanu a terra, impresa sicura, blocca. Sbraglia. Torri. Controlla sulla destra Valentini, che cerca l'1-2 con Chinalli, pallone di ritorno troppo lungo. Possibilità di ripartire per gli ospiti con Trevisani, che allarga su Colucci, alza la sfera a cercare Placido. Lo scarico di Placido, fuori misura, rimessa laterale in favore della squadra di casa, che ha avuto l'unica occasione del match finora con quella conclusione di Sbraglia terminata sulla traversa. Ora Chinalli alza la sfera verso il centro, facile per Del Proposto arrivarci senza troppi problemi. Morezzi va ad alzare questo pallone, non controlla. Tombesi, pallone arriva dalle parti di Munteanu, che controlla e va al rilancio lungo, mette giù Trevisani, che poi va all'indietro da Del Proposto. L'estremo difensore può allontanare, Torri in anticipo, non riesce a colpire, poi Sbraglia allontana. Borghi riceve lo scarico di Maggioli, poi perso il possesso, riconquistando in questo momento dalla Bacci, che prova a ripartire con Morezzi. Colucci, verticalizzazione su cui fa ancora buona guardia la difesa, ma il pallone passa e arriva dalle parti di Placido, che fa fuori un avversario, prova a far fuori anche Torri, poi calcia, conclusione deviata. Non c'è fallo secondo il direttore di gara. Può ripartire il gruppo Progetim con Chinalli, che dall'altra parte va a servire Borghi, il controllo del numero 7, che cerca il cambio di gioco. Colpetto Maggioli, riesce a tenerla in gioco, poi va all'indietro a servire Chinalli, che prova a liberare la botta. Il destro di Chinalli non è abbastanza preciso da trovare lo specchio della porta difesa Del Proposto. Buona l'iniziativa di un gruppo Progetim che ha iniziato meglio la gara. Morezzi va a servire Tombesi, a spazio per calciare, il numero 11 prova la botta e col suo mancino trova il gol dell'1-0. 8 minuti sul cronometro, il primo vero affondo della Bacci, che stava anche soffrendo l'iniziativa del gruppo Progetim, e il vantaggio firmato Tombesi. Torri, gli hanno lasciato troppo spazio per calciare in quella circostanza. Gruppo Progetim che può ripartire. Chinalli controlla, spalla alla porta, prova a girarsi, attaccato da Morezzi, i due capitani. Secondo il direttore di gara il fallo è del numero 10 della Bacci. Sul punto di battuta c'è Valentini, due in barriera, parte Valentini, pallone ancora all'indietro,
controlla questa volta Negro che prova a liberare il mancino, respinto, possibilità di contropiede, ma il tentativo di verticalizzazione verso Ponziani è fuori misura. Ora Torri sulla destra combatte con Placido, va via, non riesce a superare D'Arpino, poi arriva anche Trevisani a coprire la rimessa dal fondo che potrà essere giocata ora da Del Proposto. Colucci, Trevisani, D'Arpino va in verticale, riesce a controllare Tombesi che si gira, va a servire Placido, il pallone verso il centro, fa buona guardia Negro, poi prova ad arrivare su questo pallone il numero 9 Piras, neo entrato lì davanti, commette anche un fallo ai danni di D'Arpino, sarà calcio di punizione in favore della Bacci. Ancora a terra D'Arpino che sembra aver ricevuto un brutto colpo. Il direttore di gara si sta sincerando delle sue condizioni, accanto a lui anche Trevisani e Morezzi. Piras, autore del fallo, è lì ad aspettare per chiedere scusa. Si è rialzato D'Arpino, sembra una botta alla caviglia. Nulla di particolarmente grave, può riprendere il gioco con Morezzi, geometra del Bacci, che ha il compito di impostare il gioco. Ancora Morezzi, verticalizzazione di Trevisani, mette giù Placido che prova a crossare, si trattava in realtà di D'Arpino, la deviazione di Torri e corner in favore della Bacci. Va a battere Morezzi, pallone sul secondo palo, controllato da Tombesi che poi cerca il fondo, mette dentro la sfera, una deviazione, il salvataggio sulla linea, ma il pallone ha oltrepassato la linea di porta in leggero ritardo, l'intervento di Torri secondo il direttore di gara, e dunque 2-0 Bacci Immobiliare al 12° minuto di questo primo tempo, le proteste della squadra di casa, ma è arrivato il raddoppio. Il gol è di Trevisani. Ha recuperato già la sfera Tombesi che può andare, prova a seminare il panico nell'area avversaria. Fermato ancora in corner il numero 11, sarà calcio d'angolo dunque. Questa volta sul punto di battuta c'è Ponziani che gioca corto. Controlla Colucci che restituisce il pallone, poi il traversone da dimenticare, decisamente fuori misura. Munteanu va a lungo con le mani, Chinalli più in alto di Morezzi, prova a tenerla in gioco numero 17 Maggioli, senza successo però. È nuovamente tornato in campo Maggioli al posto di Piras, i due si sono alternati in questa prima metà del primo tempo. Bacci in vantaggio per 2-0, ricordiamolo. Ora D'Arpino alza la sfera sulla sinistra per Placido, può controllare il numero 14, va l'uno contro uno con un avversario, poi mette dentro, Tombesi restituisce la sfera, pallone ancora verso il centro, chiude la difesa del gruppo Progetim, può ripartire il contropiede, Colucci non è ottimo il suo intervento, poi riesce in qualche modo a rimediare, arriva però Borghi che alza la sfera dall'altra parte, la conclusione e il palo di Valentini, anche tanta sfortuna per il gruppo Progetim.
Sbraglia. Va a lungo l'anticipo di Trevisani su Maggioli, che vorrebbe anche un calcio di punizione. Si deve accontentare della rimessa laterale. Chinali spalla alla porta, toccato da Morezzi, tutto regolare. Sbraglia. Va a giocare verso Maggioli, che riesce a girarsi in mezzo a tre avversari. Un rimpallo lo favorisce, poi cerca il cambio di gioco. Borghi calcia e la sfera termina alle spalle di Del Proposto. Accorcia le distanze quasi subito il gruppo Progetti, ma al quindicesimo col gol di Borghi. Deve ricominciare la Bacci da Del Proposto. Poi Tombesi controlla la possibilità di girarsi. Attenzione, cerca un compagno all'interno dell'area. Si tratta di Ponziani, toccato duro. Riesce comunque a mandare il pallone verso la porta avversaria e spedirlo alle spalle di Munteanu. Il 3-1 della Bacci Immobiliare dopo neanche un minuto dal gol del gruppo Progetim. Non ha segnato però Ponziani, ma il gol, vediamo subito, è del numero 14 Placido. Va via bene ora Maggioli sulla sinistra. Prova a giocare all'indietro, poi mette un traversone, la deviazione, pallone sul secondo palo, il colpo di testa di Valentini. Controlla Del Proposto. Che va al cambio di gioco subito, la sponda ottima di Tombesi a favorire Ponziani, che cerca un compagno all'interno dell'area. Proprio Placido. Chiuso però Morezzi, il sombrero ai danni di Torre, che poi va a commettere fallo. Sul punto di battuta Mauro Morezzi, va lui, pallone che gira sul secondo palo, Munteanu se la cava. Poi la sfera viene allontanata con la possibilità di avanzare per il numero 17 Maggioli, che guadagna metri, poi cerca lo spazio per liberare il mancino, allarga sulla sinistra per Negro, che controlla e va all'indietro da Valentini. Valentini appoggia il pallone comodamente tra le braccia di Del Proposto con una conclusione che non poteva impensierire l'estremo difensore della Bacci. Siamo già dall'altra parte. Pallone per Tombesi, la controlla il numero 11. Spalle alla porta, costretto a scaricare. Ricomincia da Darpino, che centralmente trova Morezzi. Alza la testa il numero 10, che va nuovamente sulla destra da Colucci. Rientra Colucci, calcia col mancino. Torri si oppone, poi riesce anche ad allontanare. Borghi va al cambio di gioco dall'altra parte verso Valentini, ci mette il petto Darpino. Trevisani può avanzare il numero 5, che poi allarga sulla destra per Tombesi, va dall'altra parte Tombesi. Placido viene anticipato dall'uscita di Munteanu, che blocca sicuro e prova a rimettere in gioco subito verso Valentini. Rimessa laterale, sul punto di battuta c'è Torri, che va centralmente verso Maggioli, controlla il 17, va a scambiare ancora con l'esterno destro, poi Chinagli che scarica su Maggioli all'uno contro uno con Morezzi, prova a saltarlo, cerca un corridoio per Borghi, ma viene chiuso, possibilità di contropiede, la ripartenza col pallone in verticale a cercare il neo entrato Caponetti, su cui fa buona guardia Sbraglia.
sbraglia, attaccato da Caponetti che gli sottrae la sfera, poi arriva Negro che con una grande finta elude l'intervento del numero 9. Borghi vince un rimpallo sulla sinistra, può andare chiuso dal ritorno di Colucci che lo costringe ad accontentarsi della rimessa laterale. Negro, Chinagli, cercato ancora Negro sulla sinistra, pallone di ritorno leggermente lungo, chiede scusa il capitano che oggi occupa il ruolo di centrocampista centrale, insolito per lui, probabilmente per occuparsi personalmente di Mauro Morezzi, il quale ora va al lancio dall'altra parte del campo proprio verso Caponetti, anzi Placido, che ha provato a cercare qualcuno verso il centro ma non ha trovato compagni. Il cambio di gioco ora rimessa laterale per l'Abbacci, Morezzi, Colucci va lungo, sbraglia in anticipo, poi l'ultimo tocco è di Ponziani, allora può essere battuta la rimessa dal gruppo Progetim, serie di colpi di testa al centro del campo, alla fine Morezzi la mette a terra, l'ultimo tocco di Borghi, rimessa laterale per l'Abbacci, Colucci con le mani in verticale, attenzione alla sponda verso Ponziani che ha la possibilità di girarsi ma non ci riesce, era difficile in quella circostanza, può ripartire il gruppo Progetim in verticale, Maggioli scarica sulla sinistra per Borghi, ancora Maggioli, tocca verso Sbraglia che prova a girarsi il numero 5, poi Torri, ancora Sbraglia, si gira, alza la testa, cerca una soluzione, allarga sulla destra per Valentini che alza un pallone sul secondo palo, il colpo di testa di Colucci a chiudere in corner. Va la battuta, Borghi, pallone su cui Chinagli non riesce ad arrivare per una questione di centimetri, attenzione a Ponziani che può andare, 3 contro 2, pallone in verticale per Caponetti che controlla, scivola Negro, Caponetti ora può girarsi e cercare un compagno dall'altra parte, ma c'è Chinagli che è tornato a recuperare la sfera e a far ripartire i suoi, trova Borghi che poi scarica su Torri, che cerca il fondo, lo raggiunge, c'è Trevisani su di lui, cerca un tacco che non gli riesce, rimessa laterale per l'Abbacci, Morezzi, Colucci, può avanzare Colucci che viene fermato però da Chinagli che imbecca subito in avanti il numero 17 Maggioli che prova un mancino su cui si oppone del proposto concedendo però un calcio d'angolo. La battuta bassa, Morezzi mette fuori. Negro gioca verso il numero 17 Maggioli, chiuso però. Poi Caponetti va a prendersi anche la rimessa laterale. Colucci all'indietro da Trevisani. Colucci in verticale sul lato di destra dove si è mosso bene Caponetti che rientra ora e decide di scaricare su Morezzi, ora si libera Morezzi, cerca il varco per Tombesi ma viene chiuso, Negro si complica la vita per un attimo poi riesce a servire un compagno, Chinagli lo scarico, Maggioli apre sulla destra dove Torri può verticalizzare verso un compagno. Rimessa laterale ancora per il gruppo Progetim. Sbraglia. Tentativo di verticalizzazione. Trevisani con la testa appoggia a Del Proposto che può bloccare tranquillamente e far ripartire la manovra dei suoi. Morezzi trova Placido. Perfetto il controllo del numero 14 che poi aspetta un supporto. Arriva ora da Morezzi che va dall'altra parte. Tombesi prova a calciare col mancino.
ma colpisce male. Grande azione della Bacci. Negro. Maggioli prova ad andare in avanti, non controlla Borghi. Allora Colucci allontana. È stato assegnato un minuto di recupero da parte del direttore di gara. Non ci sono state grosse interruzioni, non c'è stato nessun time out. Ancora un giro d'orologio. Con la Bacci Immobiliare in vantaggio per 3-1 sul gruppo Progeti. Mora Chinalli ha subito un fallo da Morezzi. È andato già a battere la punizione il capitano dei Verdi. A sinistra per Negro, che è stato chiuso da Caponetti. Poi Morezzi prova ad andare, Negro lo ha a terra, si trattava di Colucci, scusate. Fatto sta che sarà calcio di punizione per la Bacci. Trevisani allarga sulla sinistra per Darpino, che controlla, si allunga la sfera, poi vince un rimpallo, rinviene Torri su di lui, lo tocca anche Duro, ma è tutto regolare, viene fermato ora il gioco, non per un intervento falloso, ma semplicemente perché Darpino risulta particolarmente dolorante a terra. Nel frattempo arriva anche il duplice fischio, finisce 3-1 il primo tempo. Bacci Immobiliare, che ha sofferto nei primi minuti, poi si è portata ora sul doppio vantaggio. Tutto pronto per la ripresa del gioco, secondo tempo che ha inizio in questo momento. Ricordiamo il parziale: gruppo Progeti Immobiliare 1, Bacci Immobiliare 3. C'è ancora tanto però da giocare, nulla è ancora scritto qui all'Atletico 2000. Rimessa laterale per Negro, che va a scambiare con un compagno, poi ancora Negro, la copre Caponetti su di lui, alza la sfera il numero 3, che poi va in verticale a servire Maggioli. Pallone ora verso il centro, attenzione a Morezzi che interviene, poi sbraglia, ora guadagna il pallone, prova una conclusione dalla distanza che termina però sul fondo, lunghissimo del proposto con le mani. Negro ci mette la testa, poi Morezzi alza verso Caponetti, che controlla e torna da Colucci. Colucci ricomincia del proposto, che alza il pallone e rilancia in avanti alzando un campanile, pallone che rimbalza, poi viene coperto bene dal neo entrato numero 8 nelle file del gruppo Progetim, Piazza, che va a guadagnarsi la rimessa dal fondo. Negro recupera la sfera, Morezzi che prova subito a verticalizzare, l'appoggio di testa di Piazza, che ha preso il ruolo di esterno basso a destra, abbandonato il terreno di gioco Torri. Pallone in verticale, la chiusura, Morezzi può giocare, danza sul pallone il numero 10, che poi decide di allargare sulla sinistra, dove controlla Tombesi, viene verso il centro del campo Tombesi, che scarica nuovamente verso Trevisani. Morezzi, pallone a mezza altezza, su cui fa buona guardia Negro, poi la copre il numero 11 Marinelli, che avanza verso il centro del campo, tocca su Maggioli, la copre il 17, ne ha due, scambia con Marinelli, il destro di Marinelli lontano dai pari della porta, difesa del proposto, nessun pericolo per la Bacci. Continua a crederci e deve crederci il gruppo Progetim, che ha colpito anche due legni nel primo tempo. Attenzione al rimbalzo che supera Sbraglia, poi il pallone passa. Munteanu ci arriva prima di tutti, la blocca. Piazza, la verticalizzazione che non riesce. Morezzi ha recuperato la sfera. Gioca verso Tombesi, che avanza, poi cerca un corridoio in verticale, chiuso però. Ancora maglie verdi sulla sfera. Negro può avanzare.
Caponetti su di lui, vorrebbe il fallo il numero 3, ma è tutto regolare per il direttore di gara. La sfera è ancora in campo. Piazza ci arriva prima di Tombesi, ma il disimpegno non è ottimo. Allora c'è Caponetti che va a approfittarne, pronto a concludere. Arriva Negro da dietro e commette fallo. Morezzi o Tombesi? Va all'11 col Mancino. Non si abbassa però la sua conclusione. Abbondantemente alta sopra la traversa della porta difesa da Munteanu. Sbraglia. Piras. Prova a giocare verso Maggioli, ma il suo passaggio è fuori misura. Rimessa laterale per il gruppo Progetim che avanza ora. Pallone sulla destra dove ha cercato l'uno contro uno Maggioli, ma è stato fermato. Attenzione ora all'iniziativa di Morezzi che viene spinto da Piras. Non c'è fallo secondo il direttore di gara, si può giocare. Morezzi va a recuperare la sfera. Tombesi un rimpallo ancora in quella zona del campo, serie di contrasti. Gruppo Progetim in possesso della sfera che arriva ora dalle parti di Marinelli, che prova ad andare dall'altra parte, poi scarica su Borghi, si fa vedere centralmente Piras che prova ad andare via, poi Darpino si distende, lo chiude e guadagna anche la rimessa laterale. Trevisani. Avanza palla al piede, poi alza la sfera. Troppo lunga per Caponetti. 6 minuti quasi anonimi in questo secondo tempo. Si prende qualche rischio, sbraglia, poi va ad allontanare Negro. Trevisani con la testa. Si combatte al centro del campo, Borghi la tiene. Attenzione al disimpegno che diventa un assist e la conclusione di Tombesi si spegne sul fondo. Attenzione allo scarico verso Maggioli che va a scambiare ancora con Marinelli. Il pallone passa, arriva dalle parti di Piras che dall'altra parte trova Maggioli, la parata di Del Proposto. Palla a terra per Del Proposto che non rischia, va al rilancio lungo, controlla, sbraglia con sicurezza e poi va a verticalizzare. Il controllo di Marinelli, Colucci su di lui, il passaggio di Marinelli è fuori misura, proprio Colucci ora scarica per Del Proposto, continua nel suo pressing solitario il numero 11 che poi commette anche un'irregolarità. Pallone giocato su Morezzi, avanza palla al piede, va in verticale da Caponetti che scarica ancora sul 10, si fa vedere sulla sinistra Tombesi che poi va in verticale, l'anticipo di Piazza che poi però sbaglia il tocco, allora ancora Morezzi, fase di confusione del match, prova ad alzare il pallone Morezzi, viene deviato il suo tentativo, Munteanu la chiama e la fa sua in uscita. E va a rimettere in gioco verso Sbraglia. Perde nuovamente la sfera il gruppo Progetim, ma questa volta c'è stata un'irregolarità. Secondo il direttore di gara, fallo commesso da Darpino. Ride amaro Morezzi. La punizione è stata già battuta.
Pallone per Maggioli che avanza, tocca su Marinelli che non riesce a servire un buon pallone di ritorno, poi va a combattere per riconquistare la sfera, ancora Marinelli, si gira bene, tocca su Maggioli che pensa alla conclusione, poi rientra sul destro, la Veronica di Maggioli, poi in mezzo a tre perde la sfera il numero 17, può ripartire la Bacci con Caponetti sulla destra, aspetta che salgono i compagni. Morezzi allarga per Colucci, sulla verticale trovato bene Placido che lascia scorrere, mette un raso terra verso il centro, deviato, sarà calcio d'angolo. Morezzi, pallone sul secondo palo dove c'è la conclusione di Tombesi, di non di Tombesi bensì di Ponziani, attenzione ora a qualche rischio per la difesa del gruppo Progetim, sbraglia, poi prova ad uscire palla al piede, verticalizza, lo scarico che non riesce, possibilità allora per Caponetti che trova un varco, scambia con Ponziani, ancora Caponetti, Ponziani, Caponetti, fantastico duetto Ponziani-Caponetti. E alla fine il numero 9 conclude per il gol del 4-1 della Bacci dopo 10 minuti del secondo tempo. Marinelli tocca. Numero 7 che ora scarica su Maggioli, che avanza, tocca ancora per Marinelli, si gira, Marinelli calcia e trova un bellissimo gol, il gol del 2-4, neanche 30 secondi dal gol della Bacci, si riporta nuovamente a meno 2 il gruppo Progetim. Trevisani, Colucci, Trevisani, va a lungo, l'anticipo di testa, poi Morezzi ci mette anche lui la testa, Placido non riesce a colpire, serie di rimpagli, alla fine l'ultimo tocco è di un giocatore della Bacci, in particolare di Darpino, la rimessa sarà per il gruppo Progetim, già battuta, lo scarico di Borghi, sbraglia, va a lungo. Spira, saltissimo, riesce a giocare di sponda per Marinelli, attaccato, poi arriva Negro, ancora Piras, controlla, combatte con Colucci, riesce a cavarsela Piras, che poi si impegna per tenerla in campo, mette il pallone all'indietro, ma non è pronto a concludere Marinelli. Sarà rimessa laterale in favore del gruppo Progetim con Negro sul punto di battuta. Recuperata la sfera dalla Bacci, Morezzi sbaglia e perde il pallone, vorrebbe un fallo, il fischio del direttore di gara arriva ma con qualche secondo di ritardo. Viene chiamato un time out. Pronti alla ripresa del gioco, quando siamo alla metà di questo secondo tempo, pallone in avanti, prova a girarsi Placido che poi allarga per Caponetti. Rientra sul mancino Caponetti, riesce a toccare all'indietro, la conclusione improvvisa da parte di Mauro Morezzi sul fondo. Lungo con le mani Monteanu, ci mette la testa Morezzi, poi Caponetti prova ad andare, Caponetti calcia, vola Monteanu, ancora Caponetti, blocca l'estremo difensore del gruppo Progetim. Pallone in avanti per Piras che controlla, si ferma, poi prova a girarsi in due su di lui. C'è un fallo ai suoi danni.
punizione battuta, pallone verso il centro, Borghi prova a metterci il piede, l'ultimo tocco non è però il suo, sarà calcio d'angolo. Sul punto di battuta sbraglia, pallone basso, il velo, la sfera passa, poi viene allontanata, possibilità di ripartenza con Caponetti inseguito da Borghi che riesce a sottrargli la sfera. Si rimane nei pressi della linea laterale del campo, la tiene in campo Borghi che verticalizza poi il petto di Piras, non riesce a diventare una sponda per sbraglia, leggermente lungo il pallone suggerito dal numero 9. Lungo del proposto, buono l'anticipo di Negro che poi va a giocare con Maggioli, chiuso, ricomincia da dietro la Bacci con Trevisani che alza questa sfera verso il centro, c'è il colpo di testa da parte di Ponziani che però non riesce a trovare un compagno, l'anticipo era di Colucci, non la tiene in campo, anche un po' di nervosismo, ma si prende anche il cartellino giallo per aver allontanato il pallone. Sembrato un gesto dovuto solo alla rabbia, ma ha scelto così il direttore di gara. Colucci ancora sulla sfera, allontana e costringe gli avversari a ricominciare da Munteanu che lascia l'incarico di impostare il gioco a Piazza, attaccato Piazza, messo giù da Ponziani, potrà favorire di un calcio di punizione. Tocca per Negro, si combatte. Laterale battuta, Borghi alza la sfera, Piras anticipato, poi il colpo di testa di Sbraglia, Borghi allarga, il tocco verso il centro dove c'è Marinelli che controlla, prova ad andare via, viene chiuso, Caponetti non riesce ad arrivare su questo pallone, Negro può ricominciare da dietro. Munteanu si concede anche un dribbling, poi sbaglia il tocco, possibilità per Caponetti che trova Ponziani, Ponziani colpisce il palo, il pallone torna in gioco. Sbraglia in verticale, pallone che arriva dalle parti del proposto, verticalizzazione. Sbraglia, trova Piras che si gira, fa sportellate con Trevisani, poi scarica, ancora un tacco da parte di Sbraglia, pallone dall'altra parte per Negro che può controllare, va l'uno contro uno con Caponetti che lo ferma, ancora grande partita da parte di Caponetti, anche pronto a sacrificarsi per impedire le discese del numero 3 del gruppo Progetim. Munteanu va a lungo, ci mette la testa Colucci, poi Morezzi può avanzare palla al piede, c'è spazio per Morezzi, prova la botta, conclusione alta sopra la traversa da parte del numero 10. Maggioli attaccato, si prende qualche rischio Maggioli che poi riesce ad allargare su Sbraglia che controlla benissimo questo pallone, se lo allunga nel controllo a seguire, Morezzi lo chiude in fallo laterale. Borghi, Sbraglia, ancora Borghi, cerca di chiudere l'1-2 ma viene intercettato il suo tentativo, Morezzi poi perde la sfera, può andare Piras, lo ferma Colucci che poi prova anche a ripartire, resiste a una botta, va via Colucci che allarga dall'altra parte, arriva Piras in chiusura e mette in corner. Qualche problema per Colucci che ha dato avvio a questa manovra offensiva del Bacci Immobiliare, forse sta accusando ora la botta ricevuta all'inizio dell'azione. Mentre Ponziani è pronto alla battuta del calcio d'angolo. La battuta di Ponziani, pallone verso il centro, Munteanu non blocca ma riesce in qualche modo a intervenire. Prova a ripartire il gruppo Progetim dalla parte destra del campo, sulla cui fascia viene fermato Borghi in fallo laterale. Sbraglia,
Maggioli, ancora il numero 5. Placido lo costringe alla rimessa laterale. Sbraglia con le mani, scambia con Borghi, poi mette il pallone verso il centro, la sfera passa, lo scarico di Piras, Negro controlla, libera il sinistro. Fuori misura, alto sopra la traversa. Del Proposto va a lungo, il pallone passa, ci mette la testa poi Negro in chiusura. Rimpallo che favorisce la Bacci, Morezzi verticalizza, c'è la possibilità di concludere, la sfera tocca il palo ed entra in rete, una grandissima marcatura quella di Placido che trova la doppietta personale al 19° minuto della ripresa e ora Gruppo Progetim Immobiliare 2, Bacci Immobiliare 5. Gruppo Progetim che prova con orgoglio comunque a rimanere nella metà campo avversaria, la conclusione deviata, poi ci prova Negro col mancino, deviata anche la sua conclusione, sarà calcio d'angolo. Va Negro, pallone basso. La sfera rimane all'interno delle di rigore, viene poi allontanata con la possibilità per Ponzani di andare, si appoggia su Colucci, Negro torna su di lui ma Colucci va via velocissimo sulla destra, ancora Colucci mette il pallone all'indietro ed è un gioco da ragazzi per Placido, concludere a rete, trovare la tripletta personale e fare 6-2. Piazza, prova a giocare, D'Arpino chiude, pallone in avanti per Placido che controlla la possibilità di avanzare il numero 14, ancora grandissima giocata di Placido che va via, poi si oppone un grande Munteanu. D'Arpino a battere la rimessa, gioca corto su Morezzi che lascia passare questo pallone, poi lo mette verso il centro, Negro in due tempi non riesce comunque ad allontanare, tentativo da parte di Caponetti, sporcato, la deviazione è ancora di Placido che trova il quarto gol personale, 7-2 per la Bacci che ha siglato tre reti, no, non c'è stato il gol ma c'è stato un tocco con le mani, scusate, si è ripreso... Il gioco è ripreso con un calcio di punizione per il gruppo Progetim. Illusi anche i ragazzi della Bacci con il numero 14 Placido che stava già raggiungendo il centro del campo. Morezzi ora da lontanissimo colpisce una traversa incredibile. Pallone che passa. Scusa, non è la traversa. Mi frega la prospettiva della... Grazie. Negro. Poi Trevisani. Dall'altra parte del campo, lungo per Caponetti, ventitré quasi sul cronometro di questo secondo tempo, gruppo Progetim Immobiliare 2, Bacci Immobiliare 6, pallone in avanti ora per
a cercare Piras, lungo però per il numero 9 del proposto, può andare alla rimessa in gioco. Imprecisa, la gara non ha più molto da dire. Negro, ora è l'ultimo a toccare, la rimessa laterale sarà per la Bacci. Coluccia la battuta, gioca su Placido che va via bene sulla destra, poi viene chiuso da Negro in fallo laterale. Colucci dentro con le mani, Morezzi controlla, palleggia, calcio col mancino, si oppone Negro, ma poi arriva ancora Placido che fa 7-2 all'ultimo minuto. Piras, da lontano Marinelli fa vibrare il palo e arriva ora il fischio finale da parte del direttore di gara. Decima vittoria in campionato per la Bacci Immobiliare, che batte 7-2 il gruppo Progetim e ora può ancora sperare nel raggiungimento del sesto posto playoff.